Benvenuti. Questa che adesso udrete e vedrete non è una biografia di Modigliani, neanche sommaria, è proprio soltanto l'esposizione di qualche momento tipico, caratteristico e significativo della sua vita, che comincia con questa immagine prima di questo triste bambino che è Amedeo, nelle braccia della sua tata, nato in questa casa di Livorno, dove oggi c'è una targa che ricorda l'evento, dalla famiglia di Flaminio e Eugenia. Il padre non ha una grande parte, è la madre volitiva, intelligente, donna anche conosceva benissimo il francese, che ha un grande peso nella vita dei suoi figli, forse insieme a suo padre, il nonno di Amedeo, Isacco. Il bambino va a scuola, lo vediamo qua, insieme ai suoi compagni di classe, dove non è che dia grandi prove di sé, era un po' un somarello. Qui invece lo vediamo così con quel cappello in una povera festa di carnevale della povera Italia di quegli anni. E qui finalmente comincia a frequentare una scuola di pittura da Micheli, che era stato un allievo di Fattori e che insegnava pittura come la si poteva insegnare in Toscana in quegli anni. Per ragioni di malattia e anche di istruzioni, fa un viaggio nel mezzogiorno d'Italia, arriva a Roma, da dove la madre manda queste due immagini, poi va alla Torre del Greco, a Capri, e questa ultima immagine ci rimanda un Modigliani giovinetto, ragazzo borghese, come vedete, ben vestito, elegante, uno sguardo altero e sicuro di sé. Vi faccio vedere questa immagine, altre ne vedremo molto più drammatiche dopo, per far porre una domanda: che fine farà questo bel giovinetto borghese che viene dalla Toscana una volta arrivato a Parigi? È quello che vedremo tra un attimo. Nei primi mesi del 1906 Amedeo Modigliani arriva a Parigi e la sua vita cambia profondamente. Vedete già da questa prima immagine quanto è diverso dal bel ragazzetto borghese che avevamo lasciato a Livorno, ma poi i suoi cambiamenti saranno anche più grandi e più drammatici. Qui c'è l'Accademia Colarossi, dove lui continua a studiare pittura, ma soprattutto comincia ad entrare in quell'effervescente ambiente parigino dei primi anni del Novecento. Qui è una festa da ballo, poi vediamo il Moulin Rouge, che era molto diverso da oggi, ma era già allora un centro di animatissimo. Qui è un'altra festa in costume, balli in costume erano molto frequenti in quegli anni. Pensate che allora Parigi era il centro del mondo e tutte le arti, dalla pittura, la musica, la letteratura, il teatro, stavano subendo profondi cambiamenti ad opera delle avanguardie. E lì in mezzo si trova Modigliani, veniva da Livorno, dalla provincia, e si trova qui per esempio con Pablo Picasso dalle parti di Boulevard Montparnasse, e poi ancora lo vediamo qua in compagnia, vedete, di personaggi tutti noti che fanno parte dell'ambiente di quegli anni. Al centro, mi piace ricordare, lo vediamo anche in questa foto, Max Jacob, che è quel signore senza capelli, e poi c'è anche un Picasso brutto come al solito, i suoi quadri erano magnifici, lui non era tanto bello, con la scopoletta in testa. E poi ancora, ecco, qui Amedeo comincia a diventare, ad atteggiarsi da pittore, spavaldo, pantaloni di velluto, sigaretta, troppe sigarette, lui che era debole di polmoni. E qui quella che forse la più nota sua immagine, questo bel ragazzo, lo chiamavano Le Cygne de Livourne, il cigno di Livorno, ed era un beniamino delle donne, come vedremo nel prossimo capitolo. A Parigi Modigliani non trova subito la sua strada, anzi la cerca a lungo, e la cerca invano, perché in quel marasma che era il panorama parigino lui si trova disorientato completamente, abituato com'era ai molto più placidi. In Italia c'erano i post-macchiaioli, si dipingevano dei quadrucci di tipo familiare, lì c'era il tumulto delle arti. E lui si arrabatta in quell'ambiente, tra quei colleghi, alcuni dei quali già molto fortunati, e tutto
un susseguirsi nel suo studio di donne, di uomini, di modelle. Adesso qui ne vedremo una piccola galleria che scorre, professioniste a volte, altre volte delle semplici ragazze che aveva conosciuto, commesse, cameriere di bar che si porta a casa, spesso nel letto, che stanno con lui un giorno, due, tre, e che gli servono per trovare ispirazione, la quale però stenta a venire, fino a quando non arriva la sua stagione fortunata. È la stagione dei grandi nudi, guardate per esempio questo, quelli che lo renderanno celebre, quelli per i quali ancora oggi, e guardate quest'altro, ancora oggi Modigliani è famoso nel mondo. Questo addirittura, lo vedrete, è esposto qui nella mostra ed è un nudo anche questo tra i più pregevoli. E poi c'è quello che è forse il suo più famoso, anzi quello che gli dà il grande nudo rosa, che è la sua immagine più celebre. E in questo carosello di donne ce n'è una, si chiama Jeanne Biterne, eccola qua, la vediamo in questa foto. Jeanne Biterne, questa malinconica ragazza pittrice anche lei, diventerà, nelle modalità che adesso vedremo, la donna della sua vita. A Parigi non è che Amedeo faccia una grande vita, anzi, diciamolo francamente, fa una vita di stenti. Il suo rifugio, lo vedete in questa immagine, è una trattoria di una immigrata italiana che si chiamava Rosalia Tobia, che gli cucina dei grandi piatti di pasta per sfamarlo, perché mangia poco, mangiava scatole di sardine, beve molto, lo vedono arrivare barcollando digiuno, gonfio di vino, alla trattoria La Rotonda. La sua salute ne risente. Nel 1919, e lo vediamo in questa immagine, a Nizza, sulla Promenade des Anglais, deve scendere in Costa Azzurra per rimettersi un po' in sesto i polmoni. A solo 35 anni ha dovuto smettere il suo lavoro di scultore, per il quale era dotato, perché la polvere di marmo gli danneggiava fortemente proprio i polmoni così deboli. E a Nizza nasce, ecco qua questa bambina, la sua figlia Jeanne, figlia della sua compagna anch'essa Jeanne. Poi dopo lui torna a Parigi e lo vediamo qua al bar La Rotonda, Montparnasse, bicchiere alla mano come sempre in compagnia, e poi ancora in questa fredda giornata d'inverno sempre da quelle parti. Qui invece siamo in primavera e qui vediamo, ecco, quel signore lì con la barba e la barba e il cappello è il suo mercante, l'unico mercante che abbia avuto Swarovski. Ma la sua salute peggiora, questa foto già ce lo mostra fortemente provato, ancora di più quest'altra immagine, che è praticamente un'immagine che precede di pochi mesi la morte. Che accade così, che lui, ricoverato all'ospedale della Carità, muore per consunzione polmonare, era una polmonite che aveva preso, ma in pratica era tisico. E la sua compagna, Jeanne, nel momento che qui vediamo, nel momento in cui apprende la morte del suo amato Amedeo, incinta al nono mese, si getta dalla finestra uccidendo se stessa e il bambino. Nasce in quel momento la leggenda nera di Modigliani, che ne accompagna da allora e fino ad oggi la memoria. Io spero che questi pochi cenni siano serviti a vedere un po' meglio, anche se così sommari, le opere qui così ben esposte.